obiettivi globali. Il mondo è grande e ci sono molti paesi diversi dove si parlano lingue diverse, dove si vive in modi diversi da come siamo abituati noi, anche se condividiamo lo stesso pianeta, la Terra. Dunque, dobbiamo imparare a prenderci cura di noi stessi, degli altri e della nostra casa, la Terra. Ed è per questo che i paesi che si sono riuniti nell'Organizzazione delle Nazioni Unite attorno a un grande tavolo hanno discusso su come risolvere i problemi del mondo. E così hanno creato l'Agenda 2030 e i suoi 17 obiettivi globali. Globali vuole proprio dire che riguarda tutto il globo, tutto il mondo e le persone che lo abitano, proprio come te. Gli obiettivi globali servono per trasformare la Terra in un posto migliore in cui vivere, per tutti e per tutte. Adesso scopriamo l'obiettivo numero 14. Si parla del mondo sotto l'acqua. Ci sono tante ragioni per cui dobbiamo prenderci cura dei nostri mari, laghi e fiumi. Pensiamo al nostro paese, l'Italia. È circondata dal mare e non è solo bello da guardare. Ci permette di fare il bagno, di pescare i pesci, di andare in barca e tanto altro. Pensate anche che mari, fiumi e laghi sono la casa di tante piante e animali. E noi dobbiamo prendercene cura. Come fare? Per prima cosa, cerchiamo di non sporcarli. Sapete che tanti rifiuti che gettiamo a terra finiscono prima nei tombini e poi arrivano nel mare? E la maggior parte di questi rifiuti sono pericolosi per le piante e gli animali del mare. Ed è per questo che dobbiamo stare molto attenti. E questo vale anche sulla spiaggia. Se facciamo un bel picnic, dobbiamo raccogliere tutto, altrimenti qualcosa potrebbe finire in mare. Sai chi sarà felice se lo facciamo? Tutti i pesci, le foche, i delfini, le tartarughe, le alghe, tutti quelli che abitano nel mare. Mi raccomando, bambine e bambini, vi aspetto per scoprire insieme il prossimo obiettivo globale dell'Agenda 2030. Ciao! Obiettivi globali. Obiettivi globali anche per te. Insieme, quanti siamo? Tanti. Ci stringiamo, forza. Tutti uniti ci miglioreremo. Ora c'è da fare, ora.